Oh, salve, non vi avevo visti e continuerò a non vedervi dal momento che questo è un video, quindi non sono capace di vedere la vostra reazione in tempo reale e di fatto vedo soltanto la mia bellissima faccia. Ok, ho mentito, in realtà non ho gli occhiali, quindi non vedo neanche la mia di faccia nello schermo. Ad ogni modo, ho deciso di fare questo video perché ho intenzione di farmi eleggere come presidente, capo, padrone dell'Italia, insomma, qualsiasi carica ci sia, non so, le cose cambiano rapidamente ultimamente, non so cosa è successo negli ultimi 3-4 minuti, magari, boh, hanno cambiato la carica, vabbè. Ad ogni modo, eleggetemi, così cambierò un sacco di cose. Prima di tutto, rimuoverò il crimine, totale, completamente, 0% di crimine in Italia da quel momento in poi. Come farò? Renderò tutto legale. Se è tutto legale, l'idea stessa di crimine non esiste, poiché il crimine è quando si va contro la legge. Ma se tutto è legale, niente è contro la legge. Quindi nessuno compirà crimini. Primo problema risolto. Poi, anche questo è facilissimo, cosa facciamo? Abbiamo il problema del debito nazionale? Sì, chi è che ci crede? Beh, questo è molto semplice. Tutti i politici ricevono, come si dice, quanto vengono pagati qui i politici? Non lo so, so che tipo vengono pagati molto, quindi verrò pagato molto anch'io, così che funziona, ma io non sono uno che vi prende in giro. Il mio stipendio si ridurrà al minimo necessario per vivere decentemente, in un modo sopportabile, in un palazzo d'oro massiccio con uno yacht dentro la piscina interna al palazzo. E tutto il resto, tutto ciò che rimane, lo fornirò alla ricerca. Ebbene sì, tutto quello che rimane lo darò alla ricerca. Cosa facciamo con la ricerca? La ricerca su come clonare le persone più intelligenti della storia. Le persone più intelligenti della storia, ovvero Albert Einstein, Stephen Hawking, Isaac Newton, Nikola Tesla, sono persone che sapevano la fisica, quindi automaticamente sono brave persone, no? Noi li cloniamo, li portiamo alla vita e gli diamo un potere assoluto su quello che è la loro zona, così che, insomma, cosa può andare storto? Sono persone intelligenti, cioè non possono essere cattive, giusto? E dopo che avremo fatto questo, loro troveranno il modo perfetto per risolvere il problema del debito. Perché loro con le loro invenzioni e soprattutto Newton con la sua mentalità di 400 anni fa, tipo, forse di più, non ricordo le date esatte. Tanto sono un politico, no? Non mi serve sapere le cose. Cioè, appunto, Newton con quella sua mentalità capirà tutto quello che serve per salvare l'economia del nostro paese. E quindi, dopo aver risolto il crimine e il problema economico, ci rimane solo un'altra cosa, un altro problema. I politici. Elimineremo tutti i politici. Non ci sarà più nessun politico tranne me, perché sono io quello che fa questa cosa, no? Quindi ci deve essere qualcuno che organizza l'eliminazione di tutti i politici. Quindi licenziamo tutti, non ho intenzione di fare niente di violento, perché sennò sarebbe contro la legge. Ah no, l'ho rimossa! Quindi una volta fatto questo, non ci saranno più politici, ci sarò soltanto io. E poi io mi licenzierò, dopo aver ottenuto il potere assoluto di vita e di morte su ogni essere vivente e non vivente di questo paese. Mi licenzierò, lo prometto. Guardate, ve lo dimostro che sarà vera, che farò davvero questa cosa. Mi licenzierò, visto? Non avevo le dita incrociate, quindi è vero, dovete fidarvi di me. Quindi forse vi chiederete a questo punto, ma perché fa questa pubblicità elettorale mentre sta lavando i piatti? Ebbene, la risposta è molto semplice, perché erano sporchi. E se non li avessi puliti io, non li avrebbe puliti nessuno e si sarebbero messi a marcire, sarebbero arrivate le mosche, i topi, la peste. E io non voglio questo, non voglio che questo accada al nostro paese. Se mi ci mettete al comando, con potere assoluto, come dicevo, andrà tutto bene, perché così come lavo i piatti, laverò il paese. Ok, Steve. Se puoi staccare la telecamera. Sì, abbiamo finito. Ascoltami, Steve.
Non è che posso registrare all'infinito, non siamo live, dovrò smettere di registrare e poi. Ho capito che tra 2 minuti finisce la memoria nel cellulare, quindi si ferma da solo, ma devo dire delle robe. No, no. Lo taglio prima.